È tornato disponibile il Phantom 4 Pro V2 e in tanti si staranno chiedendo: qual è la vera differenza fra il Mavic 2 Pro e il Phantom 4 Pro V2? Ve lo spieghiamo in questo video. E ciao a tutti amici e bentornati su A Spasso col Drone. Vi ringraziamo per averci dato tutto il supporto per raggiungere il nostro primo traguardo. I 1000 iscritti! Sì! E vai! Grazie a voi ancora. E grazie anche a te che non ti sei ancora iscritto, perché ti stai per iscrivere in questo momento, prima che inizi il video. Clicca, iscriviti! Ed eccoci qui, analizzeremo quelli che secondo noi sono 10 punti, 10 motivi per i quali vi diciamo fin da subito che prediligiamo il Mavic 2 Pro al Phantom 4 Pro. Diciamo che inizialmente il video era partito come un giudizio, dovevamo fare un giudizio con i punti come abbiamo fatto per il Mini contro lo Spark, esatto. Esatto, però abbiamo valutato che non ne vale la pena, perché il Mavic Mini vince a priori. Esatto. Quindi andiamo a vedere quali sono le reali differenze e se c'è qualcosa in cui vince il Phantom. Motivo numero uno. Partiamo subito, naturalmente, con il prezzo. Ok, quindi giustamente, quale scelgo? Qui vince subito il Mavic Pro. Infatti il prezzo per la versione base è di 1499, mentre il Phantom 4 Pro V2 1699. Motivo numero 2, batteria, ovvero la durata della batteria. Aspetta che stiamo uscendo qua. Che cazzo? Mettiamoci i droni un po' più distanti. Ma quanto sei? 30%. Noi siamo ancora a 45. Ai ai ai. Anche qui il Mavic Pro vince di misura, non c'è una grossissima differenza di durata della batteria tra entrambi. Diciamo che la casa madre dice che entrambe durano mezz'ora, quindi sì. 30 minuti. Forse la mia batteria era un po' usurata del Phantom e quindi non abbiamo potuto magari valutare bene, però alla fine ha vinto il Mavic anche sulla batteria. Sempre riguardo la batteria bisogna analizzare anche il prezzo. Esatto. Perché anche qui vince il Mavic Pro il prezzo di una batteria di 139 euro, mentre quella del Phantom viene 189 euro. Aia, 50 euro per una batteria, insomma, facendo un pacco di batterie la differenza inizia a pesare nei nostri portafogli. Durassero di meno quelle del Mavic, insomma, durano pure di più. Durano pure di più, quindi insomma non c'è assolutamente paragone. Motivo numero 3. Peso e trasportabilità. Quindi analizzando il peso, il Mavic Pro pesa 970 grammi, mentre il Phantom 4 pesa 1388 grammi, quindi significativamente di più. A livello normativo non cambierà nulla, perché entreranno entrambi nella stessa fascia. Mentre quanto riguarda la trasportabilità, ovviamente il Mavic Pro, avendo i bracci richiudibili, è sicuramente più trasportabile ovunque noi andiamo. Spezzerei però una lancia a favore del Phantom 4 Pro, ovvero il carrello. La presenza del carrello su questo drone permette la presa in volo del drone. Certo, una cosa che non si consiglia di fare. Ad esempio, è una cosa utilissima quando stiamo riprendendo da sopra una barca. Lì ovviamente gli spazi sono estremamente ristretti e magari non possiamo far atterrare il drone direttamente, insomma, sullo scavo, perché non è a livello, che non è livellato, c'è vento e quant'altro. Quindi prenderlo al volo è sicuramente molto semplice, cosa che è molto più difficile da fare ovviamente con il Mavic. Quindi a livello, chiamiamola così, di sicurezza in voli, diciamo, in condizioni particolari, il carrello è un punto di forza del Phantom, a differenza del Mavic che appunto ha soltanto le gambettine piccoline. E quindi prenderlo al volo sarebbe un po' difficile. Un po' scomodo. Se volete vedere un esempio, nell'Albanian Tour Part 2 abbiamo fatto vedere il take-off con il drone a mano, insomma, anche per far capire un po' che cosa significa farlo volare da una barca, insomma. Motivo numero 4. La rumorosità in volo. Entrambi hanno le eliche low noise, quindi
po', diciamo, modificate con il profilo, però non c'è proprio storia. Anche il rumore, non so se già si sente da qui. Senti quanto, vedi quanto sono distanti? Quanto si sente poco il Mavic 2 Pro e quanto si sente invece il Phantom 4. Avendoli provati insieme si sente subito che il Mavic è molto, ma molto più silenzioso. Motivo numero 5. Il Mavic Mini ha un SD interna, proprio come anche sul Mavic Air, ed è una cosa troppo bella, perché quante volte, ditemi quante volte, scriveteci qua sotto, quante volte siete andati in volo e avete scordato l'SD a casa? Succede ragazzi, succede, o a casa o comunque l'avete lasciata in borsa, quindi dovete far riatterrare il drone, rimettere l'SD, insomma si perde tempo e a volte dei lavori non ci permettono di essere, diciamo, così flessibili. E qui il Mavic ci viene incontro perché ha dentro un SD interna di 8 giga, che solo 8 giga, ma meglio. Comunque sia, ci permette di scattare un bel po' di foto e di video anche in altissima qualità. 8 giga è meglio che 0. Sì. Motivo numero 6, i sensori. Analizziamo un po' quella che è la sensoristica su questi droni, ovvero i sensori anticollisione. Sembrerebbero in parità, ma diciamo il Mavic Pro ha quel sensore in più, ovvero ha il sensore superiore, quindi se stiamo passando ad esempio sotto un ponte o un porticato con il nostro drone, lui rileva anche l'ostacolo in alto, quindi se proviamo ad andare in su lui ci fermerà, quindi ci eviterà uno schianto con il soffitto, diciamo così. E questo si può chiamare davvero una sensoristica a 360 gradi. Esatto, mentre diciamo il Phantom sì, c'ha quello frontale, quello posteriore, anche quello laterale, però insomma manca del sensore superiore. Entrambi hanno ovviamente i sensori anche inferiori, ma quelli ce l'hanno mai un po' tutti, i classici VPS, che ci permettono comunque sia di volare all'interno di spazi chiusi come se avessimo il GPS integrato. Quindi il drone rimarrà stabile, non volerà nel classico atti dove inizia a ballare, noi dovremo compensare con gli stick. A proposito di atti, spezziamo una lancia in favore al Phantom, ovvero la pecca, se devo proprio essere sincero, l'unica pecca del Mavic Pro è il fatto che non abbiamo la possibilità di selezionare, appunto, di switchare da modalità GPS a modalità ARTI, il che è molto utile nel caso appunto ci fossero dei malfunzionamenti del GPS, perché in questo caso riusciremo a superare qualsiasi problematica. L'ho detto forse nei nostri primissimi video, lo ripeto, molti dei cosiddetti flyaway sono dovuti appunto a uno scorretto funzionamento del GPS e basterebbe semplicemente toglierlo, volare in atti per avere di nuovo il pieno controllo del mezzo. Ecco, questa cosa manca nel Mavic, però si può ovviare. Questo. Come si può ovviare? Si può hackerare, diciamo, un po' il sistema, rinunciare a un qualcosa, però c'è la possibilità di averlo. Se non sapete come si fa e volete vederlo, scrivetecelo nei commenti, vi portiamo un video apposta proprio su questo argomento. O lasciate 100 like. Sì. Motivo numero 7, sistema di trasmissione video. Il Mavic Pro monta l'OcuSync 2.0, mentre il Phantom 4 Pro V2 monta l'OcuSync, quindi la prima versione dell'OcuSync. Qual è la differenza? La differenza è che con questo drone abbiamo una trasmissione migliore. Esatto, migliore, a 1080 sul nostro schermo, quindi potremo fare anche delle dirette live anche su Facebook o quant'altro a una massima qualità rispetto al 720 classico che abbiamo sempre visto su tutti quanti i droni. Motivo numero 8. Qual era? La velocità di connessione tra drone e radio, quindi come abbiamo visto anche nel confronto tra il Mini e lo Spark, chi aggancia subito i satelliti, chi è pronto al volo in minor tempo? Okay. 3, 2, 1, 1 vai! Via. The home point.
point has been updated. Oh. Please check it on the map. L'ha preso. Occhia! L'ha preso subito. No, a me no, ancora no. 9 con ready to fly. 12. Ok. Ok. Ha vinto, come avete visto, il Mavic. Il Mavic. Ma di gran lunga, Motivo numero 9. Funzioni automatiche. Sì. Anche qui vince a mani basse il Mavic Pro. Parliamo dell'Active Track. Sì, l'Active Track è qualcosa che ci ha proprio stupito, perché qui abbiamo l'Active Track 2.0. Vai! Oddio, è fighissimo, guarda lì. Non lo vedo. Guarda, lo segue come meglio vuole. Fantastico. Lo segue il manuale. Il Phantom 4 Pro ha perso il soggetto dopo un centinaio di metri, anche 200. Però il Mavic 2 Pro l'ha seguito fino alla fine, fornendoci delle immagini davvero molto molto suggestive. Sì. Sempre nelle funzioni, qui abbiamo ad esempio, ritroviamo i quick shot che abbiamo visto anche nel Mavic Mini, nel Phantom non ci sono. Abbiamo anche la cinematic mode, ovvero in questa modalità diciamo i movimenti del drone saranno più morbidi, più movimenti smooth. più fluidi, quindi eviteremo diciamo fare movimenti troppo, esatto, troppo bruschi, troppo scattosi, soprattutto nello yaw, quindi nelle girate. Il drone in automatico andrà ad ammorbidire tutti i movimenti che farete col drone per un effetto più cinematic. Motivo numero 10: qualità foto video. Ok, qui mi sento di spezzare una o più lance a favore del Phantom 4 Pro, perché a livello, parliamo intanto di colori. Sì, facciamo vedere un attimo i profili colore. Ecco, tra color sul Phantom abbiamo diversi profili colore, quindi ci si può divertire a giocare con i vari colori, mentre nel Mavic 2 Pro abbiamo soltanto tre, quindi il D-Log M, l'HLG e il non, il profilo standard. E quindi, come possiamo vedere, ha soltanto queste tre modalità, mentre il Phantom ha una sfumatura di settaggi veramente ampia. Compenso, però non ha l'HDR 10 bit. Esatto. Quindi i punteggi si equivalgono in base ovviamente alle esigenze un po' di ognuno, perché magari uno può dire a me non me ne frega nulla del profilo colore, preferisco avere l'HDR 10 bit, e un altro dice il contrario, a me non mi serve lavorare un file a 10 bit, va benissimo la qualità più bassa, però magari voglio avere più profili di colore. Però qui c'è il videografo che ci dice che cazzo è male. Ragazzi, il Phantom 4 Pro ha un'altra funzione. No, che cazzo dico, un'altra funzione. Il Phantom 4 Pro ha un'altra cosa che il Mavic 2 Pro non ha, ovvero il 4K 50p, per gli amanti dello slow motion. Qui al Phantom in H265 non posso fare il 4K 50p, ma tanto non ci interessa. Okay. Perché anche lui non lo sa fare. Cioè lui non lo sa fare il 50p. Aia DJI, perché non l'avete messo sul Mavic 2? Avreste fatto una bomba di drone. Invece per gli amanti dello slow motion ad alta qualità, questo non è proprio il drone che fa per voi. Te lo dico io perché. Perché? Ma esce il Mavic 3, lo metto là sopra. Mica sono fessi. Ci devo far caccia i soldi. Ragazzi, il Mavic 2 Pro ha la possibilità di cambiare le ISO in log. Il Phantom no. Parlando invece di lunghezza focale, il Phantom 4 Pro V2 ha una lunghezza focale di 24 mm, ovvero un grand'angolo, mentre il Mavic 2 ha un 28 mm, è comunque un grand'angolo, però è leggermente più stretto,
come campo di visione. Abbiamo anche la possibilità di settare l'HQ, quel settaggio lì, dove ti dà ancora più stretto a 35 mm. Full FOV. Full FOV? Sì. Non l'HQ quindi? Sai perché? Perché il Full FOV ti dà la visuale intera. Ok. Mentre l'HQ ti dà una visuale più stretta, come se fosse uno spark, per dire. Ok. Analizziamo adesso la parte fotografica in breve. Come si può vedere dalle immagini, non c'è una grossa differenza, avendo comunque sia gli stessi megapixel, lo stesso sensore, quindi non ci dilunghiamo troppo nel parlare delle foto, a differenza di video, dove Risto in precedenza vi ha detto tutte le differenze del caso. Quindi giudicate voi. Ecco quali sono i 10 motivi per cui scegliere un Mavic 2 Pro anziché un Phantom 4 Pro. Scriveteci qui sotto se siete d'accordo con il nostro giudizio e magari se ci è sfuggito qualcosa, ditecelo. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale perché è fondamentale per rimanere aggiornati sempre sui nostri prossimi video, attivate la campanellina e seguiteci anche sui nostri social, ovvero Facebook e Instagram. Buon volo a tutti! Ciao! Dove vai? Sbagliato. Mille iscritti, non mille like. Vabbè. Tu sì. Prezzo. Cinema. Ragazzi, piazzatevi subito dopo all'inizio della strada. Passiamo tutti al Phantom 2.